Bentornati a Siamo Noi. Come avrete capito, amici telespettatori, Alessandra Abbado è un fiume in piena, no? Con tanti suoi progetti, l'associazione Mozart 14, tante idee immagino che frullano per la testa. Quali sono i prossimi obiettivi che lei intende raggiungere? Ci sono delle cose ancora da fare? Da fare è far conoscere queste attività, perché l'ideale sarebbe che ogni carcere avesse un coro e che ogni ospedale avesse la musicoterapia. Basterebbe questo. E il paese sarebbe migliore, diciamo. Assolutamente. E speriamo di aver dato e di dare in questo momento un contributo, perché magari chi ci sta seguendo, il direttore di un istituto di pena, il direttore sanitario di un carcere o di un complesso, possa accogliere questo appello, no? Perché ce l'auguriamo. Il certo. Bene, io ho imparato, conducendo ormai da 4 anni questa trasmissione, ho imparato che il bene è contagioso. Non so se anche lei ha questa sensazione. Sì, sì, sì. È una bella sensazione. A proposito di suo padre, del suo amore per il sociale, lo stiamo, no, vedendo in questa foto, che trovo straordinaria peraltro. Si è mai chiesta perché un grande direttore d'orchestra, un uomo così famoso nel mondo, si interessasse degli ultimi? Beh, mio padre è figlio della guerra. Appena è andato alla Scala ha portato l'orchestra della Scala nelle fabbriche e ha sempre aperto le prove, sempre aperto i teatri agli studenti e lavoratori, donava musica. Che bella espressione, donava musica. Potrebbe sembrare una cosa, come dire, scontata, invece scontata no, non è scontata. Assolutamente, è proprio così. Io vorrei fare un applauso a memoria di suo padre. E questo applauso vale anche per la sua attività, che in qualche modo prosegue, non soltanto l'attività, come dire, in qualche modo professionale di suo papà Claudio, ma anche quella dedicata appunto al terzo settore, al sociale in generale. Noi chiudiamo questa intervista chiedendo ai nostri ospiti di rivolgere un grazie e uno scusa, no, riprendendo le parole di Papa Francesco. No. Che succede? Abbiamo un testimonial. Ci è apparso Ezio Bosso. Ci spieghi un po'. Ezio Bosso è testimonial della Mozart 14. Ah, allora anche qui ci vuole un applauso. Sì, certo. Ma questo è un effetto sorpresa. E la vita è curiosa. Io ho sempre fatto lavoro di organizzatore, direttore di produzione, ho lavorato con molte orchestre e nel 93 Ezio Bosso suonava il contrabbasso nella Chamber Orchestra of Europe e poi ci siamo ritrovati. La vita è così, non c'è dubbio. La vita è così, ci siamo ritrovati, questa foto ha una settimana fa e di pochi giorni fa alla studio aperto, il ragazzo che vedete è cieco e Ezio Bosso mi ha messo a disposizione tutta la sua giornata per ascoltare chiunque volesse esprimersi e provare un brano o riguardare una partitura. Le grandi persone esistono in questo mondo, esistono le grandi persone. Sì, ma ci siamo proprio scelti, cioè la musica ti cambia la vita, che è il nostro motto, e lui ne è l'esempio vivente. Noi lavoriamo nelle carceri e lui per fortuna lavora con le orchestre, adesso a Trieste è stato nominato e riscatta ogni giorno con la musica anche la malattia. E io farei un altro applauso in questo caso perché mi sembra doveroso. Però lei non mi sfugge al grazie allo scusa, Al grazie allo scusa, non mi sfugge. Ah, è vero. A chi sente di dire grazie? Beh, grazie principalmente allo staff. Mi sembra bella questa risposta. E scusa?
che è sempre più difficile. Grazie chiaramente anche ai sostenitori e soprattutto ai futuri sostenitori di cui abbiamo sempre bisogno. Abbiamo bisogno. E scusa perché non siamo riusciti a aprire tanti cori, tanti pappagheni, tanti tamini. Ma questo chissà. Questa trasmissione sarà la svolta. Grazie ad Alessandra Bado. Grazie a voi.